Mano calzati la resilienza ai colori dell'arcobaleno. Prima di tutto la sicurezza, sottolineano commercianti e cittadini, e ora, dopo 2 mesi di lockdown, la forza di ripartire con la carica giusta. Complice lo scenario del castello di San Barbato, la buona cucina, l'aria sobria e l'ospitalità della gente, Mano calzati ha da sempre attratto visitatori e comitivi alla ricerca di una meta dove trascorrere ore di relax e benessere. La creatività e l'attaccamento al territorio a Mano calzati non sono mai mancate. Color Day e Assetata Dovuò sono due eventi diventati fiore all'occhiello del paese. Estro e passione per uscire fuori da una crisi tinta di nero, dove i colori dell'arcobaleno possono però presto riportare la luce. Ci siamo comportati da veri cittadini, abbiamo fatto il nostro dovere e penso che sia stato, si è visto. Ci sono da tenere sempre in alta la guardia. Sì, però. Io infatti esco solo per necessità, adesso vado a portare la piantina a Santa Rita perché mia figlia è stata miracolata e quindi, ma se no a casa riesco ancora. Esco solo per necessità. Simone, al bar jamming come sta andando? Adesso che potete anche servire il caffè al bar. Sì, per il momento procede tutto bene. La gente rispetta le misure emanate dallo Stato. Per il momento procede, diciamo, alla grande, vai. In questo momento ancora difficile, qual è il messaggio che arriva da Roxy Bar? I nostri clienti, i nostri ragazzi ci hanno dato una grossa mano in questo periodo. Con messaggi, e poi sono venuti tutti subito. Da quanto tempo è aperto Roxy Bar? Con la nostra gestione un anno. Indubbiamente non è che sta andando eccellentemente, perché giustamente c'è ancora un clima di paura. Però diciamo che il paese sta rispondendo abbastanza bene, soprattutto i giovani, i quali, avendo anche loro lavori precari, ci lasciano addirittura la mancia. Siamo stati fortunati comunque che il nostro locatore ci ha esentato comunque dell'affitto nel periodo in cui eravamo chiusi, quindi è un'altra ulteriore dimostrazione di solidarietà. Un segnale positivo, ma purtroppo la crisi si sente anche in paese. Questi orari del bar alle 11 devono chiudere, cose. Poi io che non ho lavoro, diciamo. Lei è disoccupato? Sì, sono disoccupato. Neanche il reddito prendo. Il reddito di cittadinanza. Facciamo un po' di terra, ci diamo da fare, diciamo.